Ehi, hai mai pensato che il tuo malumore, l'ansia o addirittura la depressione potrebbero dipendere da un piccolo microbo che manca nel tuo intestino? So che sembra strano, ma quello che sto per dirti potrebbe davvero cambiarti la vita. Ho scoperto delle informazioni nuove e potentissime sul microbioma intestinale e su come influisce sul tuo umore. E sai qual è la parte migliore? Ho una soluzione che non vorrai perderti. Un rimedio naturale che puoi preparare direttamente a casa. Sì, una ricetta semplice ma super efficace, che ti guiderò passo dopo passo. Non puoi lasciartela sfuggire. Resta con me, c'è molto da scoprire. E potrebbe essere proprio quello che stavi cercando per ritrovare il tuo benessere. Non dimenticare di iscriverti al mio canale YouTube per altri contenuti, come questo. Troverai video e consigli che possono fare davvero la differenza nella tua salute e nel tuo benessere. Iscriviti ora e resta aggiornato. Allora, partiamo dalle basi. Sai che il nostro corpo produce 17 enzimi digestivi? E fin qui, tutto normale. Ma quello che potresti non sapere è che il microbioma, cioè quei piccoli amici che vivono nell'intestino, ne producono più di 60. Non solo, ma questi microbi sono anche gli unici in grado di digerire le fibre. Noi esseri umani, da soli, non possiamo farlo. Quindi, loro prendono le fibre, le spezzano e le trasformano in acido acetico, un tipo di grasso che nutre le cellule del colon. Ma non è tutto qui. Ne producono anche un altro, il butirrato, che imita i chetoni e fa un sacco di bene. Capisci già quanto siano importanti questi microbi, vero? La cosa davvero interessante è che questi piccoli organismi fanno molto di più che aiutarci a digerire. Sono anche coinvolti nella produzione di neurotrasmettitori, sostanze che viaggiano attraverso il sistema nervoso e che influenzano direttamente il nostro umore. Hai presente la serotonina? Quella sostanza che ti fa sentire felice e rilassato? Bene, il 90% della serotonina del tuo corpo viene prodotta proprio nel tuo intestino. Stessa cosa vale per la dopamina, che ti fa sentire motivato, e per il GABA, che ti aiuta a calmarti. È come se l'intestino fosse una vera e propria fabbrica della felicità. Poi c'è il nervo vago, che fa da autostrada tra il cervello e l'intestino. Immagina che sia una strada a doppio senso. Se l'intestino non sta bene, puoi sentirti giù o ansioso. Ma se sei giù di morale, questo può influenzare la salute del tuo intestino. Insomma, tutto è collegato. E qui entra in gioco la salute del tuo microbioma. Questi batteri buoni aiutano anche a scomporre le tossine e i medicinali e trasformano gli antiossidanti presenti negli alimenti in composti che fanno benissimo al nostro corpo. Ora, è qui che la cosa diventa seria. Abbiamo bisogno di una buona quantità di batteri buoni per mantenere quelli cattivi sotto controllo. Perché quando le cose si sbilanciano, ecco che possono sorgere problemi. Pensa agli antibiotici, all'erbicida glifosato che si trova in molti dei cibi che mangiamo, ai cibi spazzatura, allo stress, al fumo, all'alcol, all'inquinamento. Tutte queste cose distruggono il nostro microbioma. E quando i batteri buoni diminuiscono, ne risente la produzione di neurotrasmettitori e si alterano anche i livelli di zucchero nel sangue. Ma non è tutto. I batteri cattivi possono risalire nell'intestino tenue, dove di solito non dovrebbero stare. Questo crea una competizione per i nutrienti e può portare a carenze, oltre a causare infiammazioni, permeabilità intestinale, allergie e la difficoltà a digerire certi cibi. Ma c'è una buona notizia. Il dottor William Davis, un medico molto noto che ha scritto diversi libri, ha trovato un modo davvero interessante per coltivare probiotici in un prodotto caseario. Non si tratta di semplice yogurt, ma di una versione super concentrata di probiotici che può fare meraviglie per il nostro corpo. Ha scoperto come far crescere un microbo specifico che ha dimostrato, in vari studi, di poter ridurre la depressione e migliorare l'umore. E tutto questo è possibile semplicemente fermentando il prodotto per 36 ore a una temperatura precisa, intorno ai 37 gradi Celsius.
Il risultato è una crema densa e deliziosa, che il dottor Davis consiglia di consumare ogni giorno. Devo dirti che ho provato anch'io questa ricetta e sinceramente mi ha sorpreso. Ho iniziato a mangiarne mezza tazza ogni sera prima di andare a letto e i risultati sono stati incredibili. Questo microbo, il Lactobacillus reuteri, è davvero unico. È in grado di sopravvivere agli acidi dello stomaco e di produrre una sostanza che elimina solo i batteri cattivi, lasciando intatti quelli buoni. Molte persone vedono miglioramenti nella pelle quando assumono antibiotici, ma ovviamente gli antibiotici tradizionali hanno un sacco di effetti collaterali. Questo invece è un processo del tutto naturale che non porta alla resistenza batterica. Il Lactobacillus reuteri fa anche un'altra cosa incredibile. Produce ossitocina, l'ormone dell'amore e della felicità. Questo ormone non solo aiuta a migliorare il legame sociale, ma riduce anche il cortisolo, l'ormone dello stress, influenzando positivamente ansia e depressione. Insomma, aiuta a sentirsi più sereni e connessi con gli altri. Alcuni hanno persino notato un aumento della massa muscolare, un sonno più profondo, capelli più folti e pelle più giovane. Ma la cosa principale è che ci si sente semplicemente meglio. Quindi, se sei curioso e vuoi provare qualcosa di nuovo, ti consiglio di provare a fare questo super yogurt a casa. Ti servono solo pochi ingredienti. Una capsula di probiotici, un po' di inulina, che è una fibra che aiuta a nutrire i batteri buoni, e del latte. Si mescola tutto e si lascia fermentare per 36 ore a una temperatura precisa. Il risultato è una crema che puoi mangiare ogni giorno per migliorare la tua salute intestinale e, di conseguenza, il tuo umore. Pensa a quanto è potente il legame tra il nostro intestino e il nostro cervello. Abbiamo sempre pensato all'intestino come a un semplice organo che digerisce il cibo, ma è molto di più. È come un secondo cervello che produce sostanze che ci fanno sentire felici, rilassati e motivati. E prendersi cura del proprio intestino significa prendersi cura della propria mente e del proprio benessere generale. Viviamo in un mondo in cui lo stress è all'ordine del giorno. Lavoro, famiglia, problemi economici, tutto questo può mettere a dura prova la nostra salute mentale. Ma spesso non pensiamo a quanto l'alimentazione e la salute del nostro intestino possano influenzare il modo in cui ci sentiamo. Magari ci affidiamo a farmaci o cerchiamo soluzioni veloci per sentirci meglio, senza considerare che forse basterebbe iniziare a nutrire il nostro corpo in modo diverso per vedere un miglioramento. Immagina di poter migliorare il tuo umore semplicemente cambiando ciò che mangi e prendendoti cura del tuo intestino. Non è magia, è scienza. Quando il microbioma è in equilibrio, tutto il corpo funziona meglio. E ciò che mangiamo ha un impatto enorme su questo equilibrio. Gli alimenti ricchi di fibre, i probiotici e i cibi fermentati possono fare una grande differenza. Quindi, se stai cercando un modo naturale per migliorare il tuo umore, ridurre l'ansia e sentirti meglio nel complesso, prova a prenderti cura del tuo intestino. Fai attenzione a quello che mangi, cerca di evitare cibi processati e cerca di includere più alimenti fermentati nella tua dieta. Magari prova a fare questo yogurt speciale e vedi come ti fa sentire. Alla fine è un piccolo cambiamento che potrebbe fare una grande differenza nella tua vita. E poi non dimenticare che la salute non riguarda solo il corpo, ma anche la mente. Quando ci prendiamo cura del nostro corpo in modo completo, dalla dieta all'esercizio fisico, fino alla gestione dello stress, possiamo davvero migliorare la nostra qualità di vita. E la cosa bella è che non sei solo in questo viaggio. Ci sono tante persone che stanno scoprendo l'importanza del microbioma e i benefici che può portare. Quindi perché non farne parte anche tu? Alla fine dei conti, è tutto collegato. La salute del nostro intestino, il nostro umore, il nostro benessere generale.
tutto dipende da come trattiamo il nostro corpo e da come scegliamo di nutrirlo. E magari, la prossima volta che ti sentirai giù o ansioso, penserai all'importanza dei tuoi piccoli amici nell'intestino e a come prenderti cura di loro potrebbe essere la chiave per sentirti di nuovo te stesso.